motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Che film c'è oggi al cinema? Girasoli, di genere drammatico, dura quasi un'ora e 35 minuti primi. In formato widescreen è proiettato senza tagli e intervalli prefabbricati e pubblicitari alla multisala Isola Verde di Pisa. Dici qualcosa sulla storia di questo film? Quando il lavoro si fa veramente con passione e orgoglio. Anna è una giovane infermiera che inizia a lavorare nel reparto minorile di un manicomio e si affeziona innamorandosi a Lucia, interpretata da una stupenda Gaia Girace, cui dovrà essere sottoposta a cure sperimentali. Ciò spingerà Anna e Lucia a compiere delle scelte decisive. Cosa c'è di bello e meno bello? Esordio alla regia dell'attrice Catherine Marlon, che racconta con passione una storia che tocca il cuore e si svolge dentro un ospedale psichiatrico. Il film, ispirato a una storia vera, pur se ambientato dentro una location deprimente, fa emergere ai pazienti protagonisti delle terribili ma belle verità, e la regista sembra andare oltre le sue stesse forze con piena riuscita a descrivere i personaggi. Il film ricorda anche il capolavoro anni 70 Qualcuno volò sul nido del cuculo, e in fondo lo è. Nel cast anche una bravissima Monica Guerritore. È il miglior film drammatico che ho visto quest'anno. Personalmente l'avrei fatto durare una quindicina di minuti in più. Quindi, in conclusione, si può andare a vedere? Sì, senza dubbi e incertezze, il film è più che perfetto e con tutti i protagonisti, dagli attori alla colonna sonora, alla regia, alle maestranze, meriterebbe di vincere tantissimi David di Donatello, o almeno essere scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2025.